Bukayen, un'altra vittoria! Conan, qual è il meglio della vita? Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare il lamento delle femmine. Questo è bene! Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti su Mucchio TV. Io sono VG Future e come avete visto in questa, diciamo, intro, oggi parleremo di un argomento particolare. Parleremo di un gioco hack and slash dei tempi moderni, però ispirato fondamentalmente agli anni 90. Sto parlando di Age of Barbarian. Questo gioco qui parla della storia di un barbaro, fondamentalmente un platform hack and slash. Ci sono delle dinamiche fantasy, perché il mondo fondamentalmente è fantasy. Pozioni da prendere, nemici da sconfiggere, mostri e quant'altro. Nel gioco troviamo anche una protagonista femminile. Andiamola a vedere insieme. In a world where reality blends with dreams, an ancient, revolting, and unmentionable evil has woken up, bringing with it death and chaos. Only courage, force, and steel can bring back order. Age of Barbarian. Ragazzi, allora eccoci qui su Age of Barbarian. Andiamo subito in opzioni. Lingua italiano, difficoltà 1, controller, display mode, full screen, insomma. Censura, la violenza è ok, ma senza nudità. Poi c'è anche la opzione, dai fammi vedere tutto, ma noi non la metteremo per un problema di copyright su YouTube, poi ce lo tolgono e noi non vogliamo questo. Quindi mettiamo la violenza è ok, ma senza nudità. Ok, cominciamo subito con storia. Facciamo new, sovrascriviamo un salvataggio e qui devo scegliere il guerriero. Come vedete c'è questa splendida donna che si chiama Sheena, the Warrior's Princess, la bella e letale principessa guerriera, figlia del re Amut, signore di Camp. Gli sfarzi e i lussi dei suoi palazzi sono oramai per lei un ricordo lontano, celato da un passato terribile e umiliante. E poi abbiamo il nostro Rahan the Barbarian, il cupo e brutale eroe barbaro venuto dalle terre delle nebbie. Il suo popolo, devoto al culto della dea, viveva cacciando i mammut e coltivando la terra, senza però mai trascurare la via dell'acciaio. La sua è una storia di dolore. E quindi voi vorreste, volevi che scegliessi Sheena, ma sceglierò Rahan the Barbarian. Rahan the Barbarian. The Barbarian. Eccoci qui, la tavola di scelta, molto stile anni 90. Esplora. Ok, qua è una sorta di tutorial. Io già l'ho fatta questa parte qui, quindi praticamente ci sta semplicemente... ci spiegherà semplicemente il gioco. I comandi del gioco. Ok, siamo su questo picco. E qui c'è la prima azione da fare, che è suonare questo corno. Borut, uno dei grandi spadaccini viventi. Si dice fosse il comandante dei guerrieri neri, prima dell'arrivo del Death Dealer. Barbaro, adesso ti eserciterai negli attacchi di base con la spada. Barbaro, vediamo come te la cavi con le parate. Ti porterò una serie di fendenti. Cerca di parare almeno 3 colpi. Ok. 1, 2... 3, perfetto. Non avere pietà, la via dell'acciaio non conosce la pietà. Me lo ricorderò. Prima di lasciare il picco, si fermò a mirare il sorgere del sole. Memorie oscure e dolorosi ricordi gli vorticarono nella mente. Ok, rieccoci sulla tavola. Abbiamo fatto l'addestramento, ma andiamo a Tarn Village. E ci troviamo in una scena molto simile a quella di Conan il Barbaro, cioè lui che sta praticamente crocifisso. Per toglierci da questa situazione dovremo premere tutti i tasti velocemente. Rahan lottò fino allo stremo delle forze.
ma per quanto il fuoco della vita bruciasse dentro di lui, egli era solo un uomo. La sua fine sembrava inevitabile, e gli avvoltoi danzavano sopra di lui. Meglio morire lottando che passare la vita in catene, aveva gridato ore prima. Ma la sua terra non era mai stata invasa da un'armata tanto grande e terribile. Al mio segnale, scatenate l'inferno. E alla fine anch'egli cadde contro il più forte dei guerrieri di Necrond, il Deathbringer. Un rumore destò Rahan, e quando aprì gli occhi vide Ron, il vecchio delle caverne. Ran, figlio di Ar, nostro capo, la dea sia lodata, sei ancora vivo. Ron, vecchio delle caverne, chi altro è sopravvissuto? Sono stati condotti a Est per essere usati come cibo o per la riproduzione. Che siano maledetti! Non l'ha proprio aiutato, non l'ha più curato le ferite, ma lui è un barbaro, è un selvaggio. E passa senza paura in questa valle di morti impalati. I nostri nemici non hanno trovato l'accesso a questo luogo sacro, addirittura. Immergiti nelle acque, raggiungi la luce, abbandonati all'amore della dea. Era la grande statua della dea madre, portatrice dell'Ankh, della vita. E fu allora che accadde, la dea madre, la strega, l'amante e l'assassina. Preferisco di gran lunga l'amante, vedete? Sono censurato. Rahan uscì dalle acque con le chiappe al vento. Il suo nudo corpo muscoloso si ergeva come una statua. Un ghigno si dipinse sul suo viso, mentre la mente ardeva di fuoco bianco. Vendetta, pensò. Rahan, l'inizio. Bene. Oh, cavolo. Ok. Ecco una macelleria sociale. Mostri. Io vi sterminerò tutti! Vieni qua, vieni qua. Oddio. Bastardo. Mi ha tolto pure l'energia, vabbè. Ok, entriamo in questa prima capanna. Ci sono dei rifornimenti. Vediamo se possiamo curarci. E uno, e due. Vabbè, meglio di niente. Oh, abbiamo sbloccato qualcosa. Press select. Ah, vedi, qua ci sono... la lista delle cose che si possono fare man mano che si sblocca, vedete, c'è un livello per ogni mossa nuova. E poi questo è Rahan, il barbaro, e possiamo vedere tutte le sue caratteristiche. Abbiamo fatto pure un altro, vediamo qua che c'è. Ah, oh, c'è una donzella. Finalmente silenzio, ne avevo abbastanza di sentire quest'uomo urlare e chiedere aiuto. Adesso ci prenderemo cura di questa cagna. No, vi prego, farò tutto quello che volete, ma non fatemi male, per favore. Madonna, mo sono cazzi loro. Sembra che abbiamo compagnia. Chi diavolo sei? Bellissimo. Volevi. Ah. Oddio. Oddio, qua si vede la tetta! Non posso credere che sei vivo, grazie, mi hai salvata! La tetta però si vede, eh? Anche Ron è vivo. Vai, raggiungilo nella grotta sacra. Io intanto farò una strage. Ok, ragazzi, questo è il nuovo livello. Area 1-2, Ran, l'inizio. Sono 10 nemici. 2. Oh, cavolo! Ok, ne mancano 6. Madonna! 5. Madonna! Sta facendo malissimo. Madonna! Sto malissimo. No, 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 no. Ah, ho sbloccato qualche altra attività. Ah,
Vieni. Avvicinati. Oh, ce l'abbiamo fatta. Oddio! Il boss. Vai. Bellissimo. Grande, abbiamo finito questo primo livello. Si ergeva su cumuli di cadaveri. Egli era invincibile e nessuno poté resistere alla sua furia. Poi il silenzio, echi di voci, sorrisi, vite spezzate e cupi pensieri. E fu così che Rahn discese dalle montagne, lasciandosi alle spalle una terra intrisa di sangue. Bene ragazzi, allora siamo arrivati in fondo. Questo era solamente il primo livello. Poi, se dovesse piacervi la serie, magari ne faccio altri episodi. Sarebbe anche curioso vedere la storia con la principessa Sheena, che qui non abbiamo fatto per questioni di tempo. Andando avanti si sbloccano più cose, più armi, e livelli e combinazioni di mosse, come avete potuto vedere. Questo era tutto ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Ciao!